Una giornata di Santo Stefano particolare, un modo per stare insieme, smaltire anche i chili di troppo, magari già innescati da pranzi e cene natalizie, un'iniziativa partita dalle istituzioni, un'idea infatti del prefetto di Arezzo subito raccolta dalla Camera di Commercio, tanti appassionati dunque per stare insieme in questa mattinata di festa, appunto con la compagnia anche dei rappresentanti delle istituzioni aretine. Lo spirito è un po' muoversi a briglia sciolta, nel senso che tutte queste gare sono organizzate, hanno un percorso prestabilito, fisso, una logistica, dei tempi. Noi ecco invece al contrario, oggi in piena libertà solo per smaltire tutto quello che abbiamo accumulato in questi due giorni. Beh, oggi però siamo tutti corridori, per esempio ci sono corridori più bravi di me che hanno dimostrato oggi il loro valore, eravamo qui in amicizia e credo che sia un bel messaggio anche di collaborazione tra le istituzioni per rendere la nostra città oggi più viva. Bene, io ho scoperto degli angoli di Arezzo che non conoscevo e abbiamo girato i punti salienti della città. La gente ci ha guardato con simpatia e ha detto: "Ah, la corsa di Natale". E abbiamo siamo divertiti. Un'esperienza da ripetere. Sì, come no, abbiamo detto prossimo anno. Magari lo abbiniamo a un qualcosa, a un'iniziativa di beneficenza e cerchiamo di trascinare più persone, anche camminatori, perché non è che bisogna per forza correre. Però si gira la città in maniera spensierata. Siamo stati anche un po' birboni, abbiamo attraversato la strada un po' così, però sempre in sicurezza. Il signor prefetto corre tantissimo, quindi è particolarmente difficile arrivare assieme a lei. Comunque è stata una bella corsa, ci siamo divertiti, la città è splendida e quindi tutto bello. Un bel gruppetto insomma avete formato. Assolutamente, un centinaio di persone mi sembra, quindi bene davvero. Un'idea appunto che ha messo insieme Prefettura, Camera di Commercio per cercare di stare insieme anche tra la gente. Sì, l'idea è quella di stare assieme tra la gente, facendo vivere e vivendo la città. E poi, come ho detto prima, auspicando che questo diventi un appuntamento importante per il prossimo anno, già lo stiamo progettando. Grazie.